Terra Verde oggi a Guarene e non solo oggi, anche la prossima settimana saremo per 2 settimane con i nostri amici che seguono Terra Verde nel mondo del cammino nel verde. Guarene, paese proprio nella perla del Roero, tra Roero e Langa. È un paese che ha un'altitudine di 360 metri, sono un piccolo paese, una perla anche negli abitanti, sono 3.600 abitanti circa. Tante sono le frazioni, sono 11, da Castelrotto, Curato, Montebello, a Piove, quante altre, sono 11 le frazioni. Confina, dicevamo, un paese tra Roero e nel Roero, ma che guarda anche le Langhe. Difatti confina con Alba, la capitale delle Langhe, Barbaresco, Castagnito, Cornigliano, Piobesi e Vezza. Cuori del Roero che parlano di terra, di bellezza e di un intorno di profumi e emozioni. Abitanti guarenesi, il patrono di questo bellissimo paese è San Giacomo e c'è un giorno festivo in piena estate, il 25 luglio. Sono tante le accoglienze nel paese, sono veramente decine e decine i punti, i bar. E come dice il nome, da questo terrazzino di Nabunta, incamminiamoci con Terra Verde in questa bunta di paese, di questa bellezza, di questa perla del Roero. Con Terra Verde iniziamo il nostro cammino. Fuori dal comune, Guarene, un mattino, aria fresca, ma in una primavera che c'è, il sole si alza e fuori dal comune, Guarene, ma un caffè al mattino, entriamo qui, pane, pizza, dolci, bevande. Eccolo, eccolo il caffè, la signora Loredana. La signora Loredana, insomma, qui c'è il profumo del pane fresco, il caffè. E si riparte con Terra Verde. Siamo in Piazza Roma a Guarene, il fulcro della vita della comunità. In passato però non era così, al posto della piazza vi erano degli edifici che si affacciavano sulla via che collegava il centro del paese con la porta di Valdivilla, situata nei pressi della chiesa Santissima Annunziata che vediamo qui dinanzi a noi. Piazza Roma, sulla piazza si affaccia il palazzo del municipio, costruito nell'Ottocento, luogo dove avevano già trovato collocazione prima un tinaggio o tinaia, un locale destinato alla pigiatura, alla fermentazione del mosto nei tini della famiglia Roero e successivamente un teatro fornito di palchi e palchetti a testimonianza dell'amore di questo paese per le opere teatrali. Un altro elemento che caratterizza la piazza, Guarene Arte, la sede della Fondazione Rebaudengo, che vedremo in questo cammino con Terra Verde. Guarene a appoggiarsi nel suo belvedere sul paramuro di Guarene. Quanti paesi, Gomone, Castagnito, Isola d'Asti, Benevello, Rodello, Montelupo, tutti indicati che chi viene può guardare e si trova indicato la bellezza di questo territorio. E
la dico tre volte, la imbasso le pere madarnassa, perché in questo viaggio di queste settimane a Guarene parliamo anche di peculiarità della terra, dei prodotti agricoli, dei lavori della terra e delle sue bellezze. Quel bianco di eleganza ne rappresenta, come l'arte, come la bellezza di questo paese, la sua storia. Parleremo del consorzio della pera di Madarnassa di Guarene e del Roero. Il bianco, i colori di una primavera, Guarene in un cuore per Terra Verde. Si incontra in un paese, nei suoi cammini, il sindaco di Guarene, Simone Manzone. Ciao, amico Simone, uomo del territorio, nella perla della bellezza. Guarene. Per te. Innanzitutto benvenuti a Guarene, mi fa piacere avere Terra Verde sul nostro territorio. Guarene, l'hai detto in una parola, Guarene è la perla incastonata nel Roero che però, come vedete alla mia sinistra, prende la langa, partendo dalla langa astigiana, arrivando alla langa del Barbaresco, sfiorando sulla langa del Barolo, quindi una meraviglia passando per la città di Alba, ben nota e famosa per tutti. E Guarene, i paesi hanno le loro associazioni, il volontariato, la dedizione al territorio per le, direi, molteplicità di iniziative che contraddistingue il tuo paese che tu guidi da alcuni anni con sapienza e con attenzione. Queste associazioni, il nervo del paese. Bravo Claudio, hai detto una parola fondamentale, quella delle associazioni. Un'amministrazione e un sindaco possono giustamente fare la loro parte, ma il cuore pulsante di una comunità sono proprio le associazioni. Fortunatamente a Guarene ne abbiamo tante, ne abbiamo attive, che collaborano con la vita di tutti i giorni della nostra comunità. Associazioni che fanno vivere questo paese in diverse fasi dell'anno e vanno proprio a toccare quello che è il nostro desiderio di comunità, di condivisione per noi, per i nostri cittadini, ma per chi vuole, e siamo grati che lo faccia, venirci a trovare. Guarene, si parla di arte, di bellezza, lo diciamo di continuo, a caduta, le parole sono arte, bellezza, territorio, storia, ma peculiarità, c'è proprio questo insieme, peculiarità dei suoi prodotti. Abbiamo visto la pera Madarnassa col suo bianco in fiore elegante, i prodotti di questa terra. Guarene, come dicevo prima, è inserita nel Roero. Partiamo da un prodotto che è tipico delle nostre zone, appunto la pera Madarnassa, nella sua bellezza oggi del fiorito bianco, e poi andiamo a toccare realtà importanti a livello agricolo, quindi la nocciola, che negli ultimi anni fa da padrona, gli storici orti della frazione Vaccheria, tutta la parte vitivinicola, quindi passiamo dal bianco, dall'Arnese, andiamo avanti sui grandi rossi, quindi il Barbera, il Nebbiolo. Abbiamo una realtà di produzione davvero davvero importante, senza dimenticare quella frutticola oltre alla pera Madarnassa, appunto le albicocche, le pesche, una grande realtà con dei grandi produttori. Il turista passeggia, come faccio io, vedi che il passo si lancia nel cammino qui a Guarene, ma leggiamo, sappiamo, l'accoglienza veramente è in tanti punti di accoglienza, sono tra B&B, tra ristoranti, sono decine e decine, quindi un'accoglienza turistica forte e il turista a Guarene c'è. Sì, il turista c'è, questa è una grande fortuna, è in crescita negli ultimi anni. Diciamo che l'ultimo periodo storico ha anche aiutato questi piccoli borghi ad essere sempre più popolati. Cerchiamo di matchare delle realtà importanti, mettendo insieme produzioni agricole di alto livello, mettendo insieme un territorio meraviglioso, Roero, positivamente segnato dalla sua grande biodiversità, come dicevo prima, cercando di incastrarlo con la bellezza paesaggistica, architettonica e territoriale che ci portiamo dietro dal lavoro storico di tante amministrazioni, che viene poi dalla nostra
condito dall'arte e cultura. Vedrete la grande forza, la grande spinta che si è dato al panorama culturale. Siamo una terra di grandi vini, di grandi prodotti agricoli. Il turista viene da noi e chiede qualcosa che va oltre. Quindi offriamo eventi culturali quasi tutto l'anno, abbiamo grandi fortune sul territorio e puntiamo su questo matchare, quindi agricoltura, territorio, grandi vini e enogastronomia, con un'arte e una cultura sempre in crescita. Hai citato i vini, sei vicepresidente dell'Enoteca regionale del Roero, questi vini roerini, dai, diciamocelo io e te, come fosse un segreto, il tuo vino preferito. Grandi vini del Roero, divisi in bianchi e rossi, quindi il grande Roero Arnaise, la favorita di cui sono cultore amante con i suoi grandi profumi a tavola, e poi i nostri grandi rossi. Un Nebbiolo nelle nostre terre profumatissimo, buonissimo, la nostra Barbera. Diciamo che anche sul vino stiamo e siamo sempre stati, diventiamo ogni giorno di più importanti, con delle caratteristiche davvero da far conoscere ogni giorno di più. L'Enoteca è una di quelle realtà territoriali che ogni giorno fa la promozione di un territorio che lo merita con i suoi grandi viticoltori e produttori. Bellezza, profumi, alti profumi, fiori, colori, incamminiamoci qui sul paramuro in questa camminata, eh? Andiamo qui a vedere le bellezze di questo Guarene, l'intorno e tante cose di bellezza che contiamo con terra verde. Qui a Guarene ci si appoggia volentieri all'arte. Falò di Morone, un artista, un'opera interessante, e incontriamo tra arte, sguardi sulla natura, incontriamo il maestro Filippo Cosentino per Guarene Musica e Curiosità su queste menti eccelse, musica, poesia, arte di questa terra del Roero che a luce e sguardi a livello internazionale. Teach me all you know, let me run and play. Together we will find our hopes. Paramuro, Guarene, incontriamo il maestro Filippo Cosentino. Filippo Cosentino, chitarrista, compositore, musicista, uso della chitarra baritona e acustica, insomma, però c'è un marchio legato all'amico Filippo Cosentino, Guarene Musica. Guarene Musica a Guarene è? La musica è un linguaggio universale e su questo principio si fonda la rassegna Guarene Musica, ospitata in questo meraviglioso centro grazie all'amministrazione di Guarene, grazie alla collaborazione con l'assessorato alla cultura. Filippo, Emiliano, 7 anni in questo territorio roero. Il Roero per te? Il Roero è per me un luogo nel quale natura e cultura si fondono, e questo l'ho apprezzato davvero in tantissime rassegne culturali che ospita questo territorio, non solo Guarene Musica, ce n'è davvero per ogni... c'è da divertirsi davvero a godere sia di arte figurativa, sia di musica, sia di natura, insomma davvero un luogo incantevole nel quale venire a scoprire tante cose. No fears, with love we have no tears.
Filippo, un pensiero ai bambini e la musica, i bambini lì intorno, di bellezza, di giovani bambini o ragazzi, un tuo pensiero, come si avvicinano alla musica? Come dicevo prima, la musica è qualcosa che deve stare in mezzo alla gente. Più riusciamo a portare questo messaggio, più le giovani leve si avvicinano. Quello che ci piace di Guarani Musica è vedere tante famiglie, vedere tanti bambini, sentire durante i concerti che i bambini si divertono, che giocano anche in piazza. È successo in queste rassegne che abbiamo fatto in questi ultimi 4 anni, succederà sicuramente anche quest'estate, ed è un ottimo modo per passare il tempo in famiglia. Il tuo strumento, la chitarra, nelle mille versioni, chitarra, corde, note, suoni. Come sei arrivato all'amore per la chitarra e la chitarra per te? Uno strumento che ho suonato sin da bambino, e quindi poi da lì si è sviluppato, è diventato uno strumento di lavoro, un compagno di vita, e quindi... Un compagno di vita. Il sapore internazionale delle tue collaborazioni nel mondo asiatico, nel mondo, questi non confini ma confini tra mentalità, mondi che si incontrano anche nella musica. La musica ha questo grandissimo potere di abbatterli tutti, è come quando uno va in mare o in alta montagna, i confini non ci sono più. Questo fa sì di andare in Asia, in Centro America, Sud America, tutta Europa, Nord America, e riconoscersi parte di un unico luogo che parla un'unica lingua, che è quella della musica. I have no fear. Il Guarine Musica, le date, quando possiamo ascoltare questi suoni qui a Guarena? Il festival inizia il 31 luglio e finisce il 9 settembre. Ad agosto ci saranno le date del 12 agosto e del 28. Apriremo con un grandissimo nome della musica e della canzone italiana, quindi annunceremo nelle prossime settimane, e proseguiremo poi con una notte delle chitarre. Ci sarà un duo di musica contemporanea, un duo molto apprezzato in Italia, e chiuderà poi un bellissimo concerto di piano solo all'interno della Chiesa dell'Annunziata. Grazie, giriamoci davvero su questo belvedere, e che le note accompagnino davvero la bellezza di un territorio. Maestoso cortile di storia e di sapori. Siamo nella cascina del Conte, abbiamo il nostro stemma del 1883 fino 800, una corte legata a Eroero, e una bellezza di un cortile maestoso. Qui si parla di arte, fra poco incontreremo anche l'artista Martina Gagliardi, proprietaria di questa bellezza d'arte ai piedi del castello di Guarene. È bello, in questi cortili di storia si respira sempre il profumo dei tempi, quanto, e le emozioni del tempo, quanto avranno da raccontare queste corti, queste cascine aperte, quanti soli, quante parole sono passate in queste bellezze di storia, una delle tante bellezze con il rintocco delle nostre campane di queste corti assolate.
cascina del conte e come le cascine d'un tempo le stalle, i portici, gli anfratti, dove si svolgevano le faccende contadine. Cascina Sant'Antonio, luce e sguardi di bellezza, e c'è anche l'arte. Incontriamo Martina Gagliardi, la proprietaria. Arte in cascina, un artista a casa sua ma in questa cascina del tempo. Ho iniziato proprio qui la mia ricerca artistica, ho finito da poco l'Accademia Albertina di Torino e tutti i giorni prima di andare a scuola passavo davanti al mercato di Porta Palazzo. Qui sono riuscita a trarre spunti per l'elaborazione di un progetto artistico. In questi lavori non compare mai la figura umana, ma ho deciso di focalizzarmi sui frutti che la natura ci offre. Le tue opere come cosa rappresentano, le materie che usi, raccontaci. Allora, io dipingo sul TNT, che è un tessuto non tessuto comunemente chiamato velo da sposa. Ho deciso di utilizzare i pastelli ad olio, molto materici, e appunto all'interno del mercato ho potuto fotografare piccoli frammenti di vita quotidiana, molto comuni come quelli del mercato, e ho deciso di interpretarli sotto forma di fili. Questi fili sono trame che diventano fili di luce e significato, che pur inserendosi in un contesto figurativo come quello del mercato, vogliono simboleggiare un contesto più segreto, una riflessione su come io vedo il mercato. Un mercato che mi viene in un viaggio di pensiero di immaginare anche in questa corte bellissima, in questi cortili aperti. È una scioma che voglio fare, lo trovo bello, proprio una, come fosse proprio una trasfigurazione dal tempo all'oggi. Potrebbe essere un tuo pensiero, oppure nel tuo pensiero esiste questo messaggio? Sì, perché in realtà la mia famiglia è una famiglia di agricoltori, quindi io mi sento molto legata a queste radici. Infatti coltivano grano turco, e quindi ho deciso proprio di focalizzarmi su queste materie prime perché in un certo senso ritrovo una familiarità. L'arte che c'è qui alle nostre spalle, cosa rappresenta? Ecco, rappresentano appunto momenti del mercato. Siamo proprio nel fulcro della giornata, quindi c'è gente che lavora, che compra, che vende, quindi c'è proprio una grandissima energia e un grandissimo movimento. E il mio sguardo si è focalizzato sulle cassette. Queste cassette che fanno intravedere a malapena il contenuto, perché poi questo contenuto viene scaricato dai camion e poi esposto successivamente sui banchi per appunto la vendita. Arte che parla di essenza, di profumi, di sguardi e di colori in una cascina Sant'Antonio che i profumi, i colori li ha espressi in anni di storia, da quel 1883, e in ogni giorno ha lasciato qualche segno nel vivere quotidiano.